comincia tra poco, quando il sole si abbasserà, e si correrà fino a domattina alle 8. Partecipa alla gara alle 12 ore di Monza? La gara? Anche no. Questo è il mio supermezzo. Ci sono tutti gli ingredienti per passare una serata in compagnia e divertirsi. Giro, un girettino. Questi vanno come dei danati. E allora siamo all'autodromo di Monza per la terza edizione della 12 ore Cycling Marathon. Farò 12 ore consecutive, quindi sarà un calvario. Mangiare, bere e tanto fortuna. È una storia che ognuno racconta, si corre per vincere, si corre per esserci, si corre per divertirsi soprattutto. Per me è il secondo anno che faccio questa gara e è un evento molto importante e particolare, anche molto bello, e noi correremo per l'associazione a disco. Facciamo un applauso ai nostri atleti Wamba. Wamba, vi ricordiamo, una delle onlus presenti, e vi invitiamo ad andare da loro naturalmente a chiedere qualche informazione in più. Nel frattempo tifate anche per loro. Per me invece è la prima volta, mi chiamo Francesca Fisciali e sono una compagna di squadra di Alice e spero sia una bella esperienza. Grazie. Sono qua per l'impegno della SLA, anche per Bike Channel, perché faccio un programma su Bike Channel che parte fra poco. Questo team fin dall'anno scorso siamo riusciti a coinvolgere appunto Noemi, che si è dimostrata sin da subito molto sensibile a questa causa. Unire la malattia e lo sport è una cosa abbastanza delicata, non è semplice secondo me. Però il fatto di avere un progetto molto importante, il fatto di avere deciso di sponsorizzare un progetto di ricerca, questa cosa mi ha appassionato molto. Sarà divertimento soprattutto per tutti, almeno ci auguriamo, pochi incidenti, testa sulle spalle, casco ben allacciato. Io direi che ci sono tutti gli ingredienti per passare una serata in compagnia e divertirsi. Gli atleti sono partiti da circa una decina di minuti, sono già passati per il primo giro, erano 173 a partire tutti insieme, sono già rimasti solo 70 nel gruppo dei battistrada, quindi si sta veramente viaggiando ad alte velocità, molto oltre i 40 km orari, e adesso per 12 ore dalle 8:20 circa di che è stato dato il via fino alle 8:20 di domani mattina continueranno a girare. Ci sono team di 2, 4, 8 atleti e ci sono anche atleti singoli. Tante sfide, tante storie da raccontare e noi le racconteremo tutte con voi e per voi. Stato nel gruppo di testa fino adesso e sono stanco, abbiamo fatto cambio perché abbiamo fatto un po' una media alta. Pronti per fare 3 ore in bici? 3 ore io, 3 ore il mio compagno, altre 3 ore io e 3 ore il mio compagno, 6 ore.
Una notte di ciclismo e divertimento dal tramonto all'alba. È stata questa l'essenza della terza e riuscitissima edizione della 12 ore Cycling Marathon. Solitari e le squadre da 2, 4, 6 e 8 persone si sono lasciati contagiare da un'atmosfera suggestiva e profondamente unica, all'interno del bellissimo parco secolare, avvolti dal silenzio, illuminati solo dalla luna e dalle lucine montate sulle bici. Ecco la squadra, qua è il capitano della squadra, intervistate lui. Senti, no, Zorro è terzo, è del gruppo. Ecco, quindi sta tirandolo. Faraci voi. Sì, fai infatti, voi. Hai ragione. Fai voi, non puoi fare peggio. Ciao. Ciao. Tutto bene? Grazie. C'è un'umidità incredibile oggi, stasera, veramente durissimo. Tanto caldo, tanto, stiamo bagnando, sembra di essere un bagno turco. Terzo anno che la facciamo, dalla prima edizione, come squadra noi ci teniamo a partecipare a questo evento. Molto bello anche perché il clima che c'è dentro un circuito non è da tutti i giorni, come tutte le gare di ciclismo. Il pubblico è bellissimo ed è sempre una grande emozione, poi quando arriverà l'alba sarà bellissimo. Una bellissima esperienza e girare in notturna è veramente speciale, è emozionante. Io mi sono emozionata, soprattutto all'uscita della chicane. Ti sembra quasi di essere in realtà in macchina e senti i brividi. Ancora 20 minuti e poi si parte. Vediamo com'è. Prima volta che entro, buio e buio, piove o non piove. Finito il turno, per me la gara stop, ora tocca ai miei compagni, vediamo loro cosa riescono a fare. Sono salutato dai presenti che transita in questo momento. Così è il team Sveltes Biactive, siamo noi, Lara Rossi, Antonio Rossi, Yuri Chiechi e Cristian Zorzi. Così, tanto per essere molto chiari, noi abbiamo vinto la nostra categoria di questa Cycling Marathon di 12 ore. Grazie, quindi certo a lei. Dobbiamo ringraziare, però anche te, Antonio. Sì, vabbè, tutto, questa cosa. Chi è che ha preso l'acqua? Lei. Lei. Chi è che ha fatto la media fatto migliore? Ore? Lei. Chi è la più creativa? Lei, campioni olimpici, da no, lei, che Dio. Com'è andata? Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a termine anche noi la nostra missione di raccontare queste 12 ore piene di emozioni. Una maratona vera con la sorpresa della pioggia finale a rendere l'ultima ora ancora più eroica. Ha vinto PPR2, che si chiamavano peperoncino ma non si può più dire. Quindi sì, hanno usato il codice fiscale, PPR2, ha vinto una volata dopo 12 ore, oltre 520 chilometri, c'è bisogno di una volata a 3 per dare la vittoria. Spettacolo. Fantastico. Spettacolo, poi ovviamente lo spettacolo dei vincitori. E la vittoria è stata un di più, la manifestazione è qualcosa di fantastico. Ma lo spettacolo degli altri 700 partecipanti, noi li abbiamo guardati nel viso tutti quanti uno dopo l'altro arrivare al qualcuno lo ha fatto per sport, qualcuno l'ha fatto per amore, qualcuno l'ha fatto per se stesso, ognuno aveva un motivo particolare. E quest'anno ne abbiamo raccolti tanti di motivi, ci siamo anche emozionati. Il prossimo anno sarà ancora meglio. È stata una serata magnifica, una nottata magnifica. Era dal veglione di Capodanno che non mi divertivo così tanto. La rifacciamo, mi è saltato. Mi sono impappinato. Dolce saluto! La ormai. Era tutta... Allora, io dico una cosa, Tiziano. Ti sei bagnato stanotte? Allora, io sono stato contento che ho fatto il pezzo quando pioveva in assoluto, l'ho presa tutta io. Perché loro hanno detto no, falla tu, ci teniamo che prendi l'acqua.
È arrivato Romaglio. Su questa gara, come è andata? Noi siamo contentissimi. Perché alla fine, per quello che è il nostro spirito, abbiamo fatto anche una discreta prestazione. Quindi ci siamo divertiti, abbiamo dato tutto e basta. Per noi questo è abbastanza. Una 12 ore non stop in cui lo spirito competitivo ha lasciato maggiormente spazio allo spirito di condivisione, amicizia e incoraggiamento. In ogni caso vale la pena ricordare alcuni risultati davvero impressionanti. Fra le squadre, successo per il PPR Team 2 di Torino, capace di percorrere ben 89 giri per un totale di 515 km e 600 metri. Eccoci qua con la festa! Sul podio, la festa assoluti, le prime tre squadre al traguardo! Sono regalati e ci hanno regalato a tutti noi grandi emozioni, quindi una bellissima terza edizione della 12 ore Cycling Marathon e che dire, ovviamente appuntamento direi al 2018. Appuntamento al prossimo anno, non c'è altro da dire. Ciao ragazzi.